Il 2024 è un anno abbastanza complesso per l'acciaio. Come si sta muovendo per voi? Complesso anche per noi perché c'è una criticità sui volumi, c'è questo andamento di tassi di interesse un po' incerto e c'è il discorso comunque della valuta del dollaro, consumi che si stanno facendo fatica, quindi dopo qualche anno post coronavirus diciamo, brillante, quest'anno un po' già dalla scia dell'ultima parte del 2023, ma quest'anno comunque in termini di volumi stiamo facendo delle sofferenze. Nonostante questo anno un po' stanco, Sideralba non dimentica di investire. A che punto siete col vostro piano e c'è giunta voce anche di qualche possibile ulteriore sviluppo? Allora, noi il piano lo stiamo portando avanti, siamo in fase di completamento dell'ampliamento importante che abbiamo fatto e viene fuori una struttura complessiva di circa 75.000 metri quadrati coperti e quindi si stanno facendo diversi ragionamenti, tra cui anche qualche ampliamento, qualche inserimento dell'ampliamento della gamma produttiva dei nostri prodotti, oltre al fatto comunque di guardarci sempre intorno per valutare se ci sono delle opportunità interessanti che potrebbero entrare in sinergia con i nostri prodotti. Che anno è stato per Sideralba dopo un 2022 che vi ha visto anche ricevere alcuni premi? Un anno non facile, caratterizzato da una forte discesa dei prezzi che quindi diciamo schiaccia un po' i margini del nostro settore a livello trasversale, ma lo abbiamo gestito nel migliore dei modi, abbiamo chiuso in equilibrio economico e con un grande risultato dal punto di vista patrimoniale, dove abbiamo azzerato la nostra posizione finanziaria netta e quindi consolidando la nostra situazione finanziaria. Fatturato nell'ordine? 300 milioni. Mentre questo 2024 come si è presentato? Meglio di come era partito il 2023, i prezzi diciamo che hanno avuto una discreta ripresa, quindi nei primi mesi del 2024 stiamo avendo risultati sicuramente migliori a quelli dello scorso anno.